vengono realizzati degli alloggi per l'emergenza abitativa, e c'è quella di carattere sociale perché altri alloggi sono per giovani coppie, poi viene insediata negli spazi a uso ufficio un'azienda giovane di quelle che hanno una particolare valenza sociale, e poi c'è l'aspetto culturale, entro il quale o affine al quale è quello religioso, che è poi l'utilizzo fondamentale del palazzo perché fu acquistato circa un secolo fa proprio per ospitarvi le opere cattoliche di Imola. In particolare è stato lì Don Bughetti, è stato lì il circolo Silvio Pellico, ecco la gioventù cattolica di Imola, e tuttora sono tantissime le strutture, le associazioni, le iniziative cattoliche che hanno sede. Abbiamo ritenuto di intervenire per un'emergenza abitativa per le giovani coppie, cioè per andare incontro alle giovani coppie che affrontano il matrimonio e non hanno immediatamente, visto anche i tempi che corrono per i giovani oggi che sono assolutamente difficili, non hanno immediatamente le risorse per far fronte a degli affitti, diciamo così, di natura commerciale ordinari, di poter mettere a disposizione 5 appartamenti con affitti bassissimi, garantendo un tot di anni a questi livelli, così che possono affrontare i primi anni di vita matrimoniale in tutta serenità anche dal punto di vista della locazione. Insomma.